escludere. Scousers o Liverpudlians si chiamano gli abitanti di Liverpool. Ma attenzione, Soberfields era una vecchia struttura vittoriana, si chiamava così perché a quel tempo, nel periodo vittoriano, amavano dare nomi un pochettino romantici, ma in effetti era un orfanotrofio. Quando facevano le feste dell'orfanotrofio, John andava a suonare la la chitarra, e naturalmente lui fu abbandonato dalla mamma a 6 anni perché non si sentiva in grado di dare di mantenere questo figlio, e lo lasciò con la sorella Mimi, e lui visse proprio qua dietro a Mendips. Mendips è stata la casa dove lui ha vissuto più a lungo. Mendips, quando è stata messa in vendita la proprietà, è stata acquistata da Yoko Ono, che l'ha regalato alla National Trust, e l'hanno completamente rimessa a posto come nel periodo in cui abitava John Lennon. C'è da prenotare per poter andare a visitare, noi la visiteremo soltanto all'esterno, cioè chi vuole fotografarla può scendere e fotografarla, ma potrete vedere che l'ambiente, il quartiere dove ha vissuto John Lennon, non è un quartiere popolare o proletario, come volete chiamarlo, ma è una zona residenziale della città. La città, come vi ho detto, si è estesa molto nel periodo vittoriano, i vittoriani amavano tanto i parchi, e così Elsenburg molto verde nella periferia. Poi quando ci avvicineremo nel centro vedrete come cambia completamente il layout, e quella è la zona dove sono nati Ringo Starr e George Harrison. La zia di John Lennon è morta nel 1991, perciò ha potuto vedere tutta la vita del nipote fino alla fine. Lei fu anche purtroppo la spettatrice di un incidente stradale che accadde pochi metri da qua, che vi racconterò tra pochi minuti, perché poi quell'incidente stradale segnerà a morte la vita di John Lennon, naturalmente. Non dire più naturalmente. Questa vi devo chiedere scusa, speravo di dormire questa notte, ma c'è stato un qualcuno, lasciamo stare, l'aggettivo sarebbe pesante, che alle 3 di notte ha pensato di cominciare a litigare con la ragazza o il compagno di stanza, non so che cosa, no, in albergo, io ho dormito all'aeroporto. Dove c'è il taxi, scendiamo qua, siamo di fronte alla casa di John Lennon, dove lui ha vissuto la maggior parte degli anni della sua vita, è la casa dove ha vissuto più lungo, da 6 anni e 23, che poi è morto a 40 anni. Chi vuole scendere per fotografarla è questa casa dietro l'albero, e c'è anche una placca che ricorda John Lennon. Chi vuole fotografare il taxi, come voi già l'avete fotografato, è molto carino se siete dei Beatles fan, perché pubblicizza l'albergo dei Beatles che si chiama Hard Day's Night.